Allora, oggi vogliamo fare una pittura, però come vedete qua non ci sono tempere. Come facciamo a fare questa pittura? Dobbiamo schiacciarle. Abbiamo preso la verdura che avevamo in frigo, vero? Abbiamo preso queste, cosa sono? Carote. Carote. Queste? La rapa rossa. Zucchine. Poi abbiamo preso invece delle zucchine e delle e altre carote. Ma queste sono crude. Crude. E invece queste sono cotte. Cotte. Vero? E anche le patate. Allora, la pittura di oggi la faremo proprio con queste verdure qua. Allora, prima di arrivare subito alla pittura, a lasciare il segno sul foglio, però vi facciamo vedere che da queste verdure possiamo prima fare anche altre attività, ok? Quindi può essere un'attività che dura veramente anche tanto tempo, perché noi utilizzeremo queste carote, le faremo vedere al nostro bambino. Questa attività si può fare anche con i piccolini, perché ovviamente si può assaggiare tutto il colore. E Simone ha già iniziato, che se vuoi puoi metterti qua, che questa attività si può innanzitutto tagliare la verdura, quindi diventa anche un momento di gioco. Si può far provare al bambino a tagliare la verdura cotta, che sarà più semplice, ma anche la verdura cruda, che dovrà impegnarsi di più, quindi andrà a lavorare anche su quella che è la manualità. Ecco, e Gabriele si sperimenta invece nella carota, quella più dura. Stessa cosa si può fare con le rape rosse, quindi si andrà innanzitutto a far annusare al bambino il profumo della rapa rossa. Senti Simone? Ah! È profumata? No. Hai il segno sul naso anche? Si proporrà al bambino di tagliarla, si lascerà assaggiare e poi piano piano, in base anche all'interesse del bambino, quando vedrete che non ha più piacere di tagliare o ha tagliato tutta la verdura, si prenderà un mixer o il mini pimer, si metterà un po' di acqua e si immergerà una verdura sola, quindi si immergerà la carota, il colore diventerà arancione, la rapa rossa diventerà rosso e quindi dopo potremo andare col pennello o con le mani a dipingere. Si potrà dipingere sul foglio, ma se si vuole anche sul corpo del bambino, ma anche lasciarsi pitturare anche magari le mani della mamma o i piedi, insomma sarà un'attività divertente. Ecco perché vi dicevo all'inizio che il tempo d'attenzione può essere davvero lungo, perché in un'attività così con materiali semplici vengono fatte tantissime proposte. Vi anticipo già un'altra proposta che si può fare o nello stesso momento oppure anche un altro giorno, è quello di prendere le patate e cuocerle con la buccia. Vedrete come sarà divertito il bambino nel prendere e sbucciare la patata, che potrà anche assaggiarla. Potrà poi anche decidere di schiacciare, di mangiarla, esatto, ma anche se lascerete lo schiacciapatate, vedrete quanto impegno ci metterà per far uscire i vermetti da sotto dallo schiacciapatate, insomma, e sarà divertente poi toccarli. Certo che puoi provare. Dobbiamo prendere questo robot da cucina piccolino e adesso noi mettiamo dentro, Simone, prima tutte le carote arancione. Vai, mi aiuti? Simone? Aiutami, guarda, aiuta Gabriele a mettere tutte le carote. Vai, 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 vai. Bravissimo. Un succo di carota. Esatto, verrà una cremina di carote. Di carota. Sì. Metti anche un po' di acqua, Simone. Lasciamo fare a lui un goccino intanto. Vai, vai. Ok, adesso mettiamo il tappo, questo lo facciamo dopo, così facciamo, oggi pitturiamo con l'arancione e con il viola. Posso fare io? Vai, aspetta, un po' per ciascuno, vai, parte il Simo e poi...
femminile. Pronti? Sì, vado io. Adesso può provare Gabriele? Provo a provare Gabriele, dai, un po' per ciascuna. Vai, facciamo andare. È una bella femmina? Vedi? Guarda, che traduzione! Sei pronta? Pronti? Ok, allora ci prepariamo anche una ciotolina dove poter mettere tutta questa bella cremina. Mamma mia! Super, vai! E ce l'abbiamo. Adesso facciamo la stessa cosa con questo. Allora, facciamo così. Ne lasciamo un pochino di quella che abbiamo tagliato anche con dei pezzettini un po' più grossi, così sarà divertente anche farli scivolare sul foglio e lascerà come una stradina. Allora li lasciamo così. Guarda, poggiali qua sul piatto un pochino, due cucchiai, così ne avete un po' per ciascuna. Ok? Ok, va bene. Perfetto. Il resto lo mettiamo giù. Facciamo così, togliamo bene l'arancione. Vai, metti questo qui, mettiamo la ciotolina qua. Aspetta che sposto questo. Teniamo giù col pennello, ci aiutiamo. Ok, queste le possiamo usare. Allora mettiamo un pennello nell'arancione, un pennello nel rosso. E ora possiamo provare a lasciare il segno sulla... Ora questo lo spostiamo che non ci serve. Spostati un po' dal foglio, Gabri, perché altrimenti qua... Ma il foglio è da sporcare. Possiamo lasciare un bel segno. Si puoi anche assaggiare, certo. È fatto apposta. Guarda Simone, posso farti sedere qui? Buonissimo, senti mamma! Fammi sentire. Carotine. Mamma, c'è un po'. Guarda cosa provo. Vabbè, lo stesso. Pronto? Guarda io cosa faccio. Un serpente. Davvero? Ti sembra un serpente? È vero? Allora cosa ho fatto io? E tu cosa hai fatto? Una palla. Bella! Questa è una palla. E quella palla. Anche Gabriele ha fatto una palla. Di che colore però? Ecco, questa allora è la nostra attività di oggi. Speriamo che vi siate divertiti, lo facciate anche voi a casa, vero? E questa è anche una buona occasione per mangiare un po' di verdure, anche fuori dai pasti. Che ne dite, eh? Buono! Va bene, un saluto, ciao!